telefonata diversa. Comune? Il comune di Bormida ha due mini alloggi che verranno affittati a canone basso. Ci piacerebbe assumerla, che abbiamo bisogno, però purtroppo non è possibile. Salve. Questo era un collega del comune di Ancona che avrebbe voluto venire a lavorare qui. Sono quattro giorni che sono quattro giorni che suona di continuo, noi siamo qua sei ore. Abbiamo avuto questa idea di poter ripopolare il nostro paese mettendo in affitto questi alloggi che abbiamo comunali di 50 euro mensili per portare dalla gente qui nel nostro paese. E oltre a questi alloggi, se la regione riesce ad emanare una legge che dia dei contributi a questi paesi montani che si stanno spopolando, l'amministrazione comunale ha una possibilità in più per tenere la gente in paese dando un contributo. Bormida è un posto tranquillo, è un posto verdeggiante, il polmone d'Europa viene chiamato, quindi un posto rilassante. Il nostro paese è di 394 abitanti. Ci sono varie frazioni, sulla mia sinistra c'è Piano Sottano, i Pirotti, i Navoni, sono tutte frazioncine una dietro l'altra. Gli abitanti sono sparsi nell'ambito di tutte queste frazioni. Quante persone vi hanno contattato? Telefonicamente sugli 800. E più 300-400 mail e più sul telefonino, e siamo sulle 12.000 contatti in questi 4 giorni su che Facebook. Ho avuto io su Facebook, sì. Continuano a dirmi: io verrei volentieri, io a agosto vengo. Sì. Oh, l'altra mattina io sono arrivato in comune alle 8.20, ce n'erano due fuori dal porto. Due brasiliani. E noi pensavamo appunto rimanesse una cosa regionale, mi stanno mandando messaggi e mail dall'Argentina, dal Venezuela, dal Brasile. Siamo stati travolti. Avremo una ventina di alloggi disponibili e di conseguenza verrebbero qui per nulla, perché posto non ce n'è. Sì, ci sentiamo un pochino in imbarazzo, perché da queste telefonate che abbiamo ricevuto, il 98% delle persone che ha chiamato cercava sicuramente la casa, ma il lavoro. Sì, il sindaco è stato proprio sommerso, ma anche voi. Sì, anche noi, e non solo noi del comune, gli amministratori, ma anche la popolazione. Giornali esteri hanno addirittura dichiarato che davamo 2.000 euro al mese a chi si trasferisce qui, cosa che è decisamente impossibile. Ha fatto un gran casino e fanno dire delle gran leggere qua a Bormida. Ce l'è già. Se uno è abituato alle comodità della città, qui non le trova sicuramente. Chiudere la stalla quando i buoi li hanno fatti andare via mi sembra un po', non dico tardivo, ma quasi ridicolo. Però tutte le iniziative possono essere buone. Se non fosse per questo laghetto qua, ma neanche se mi pagano, manco più. No, guarda, per quanto riguarda le case bisogna aspettare che esca il bando, che uscirà più o meno tra due mesi, perché saranno affittate attraverso un bando che sarà pubblicato sul sito. No, in questo momento no, bisogna aspettare che esca il bando. Grazie, arrivederci. Da tutta Italia, dal sud, dalle Venezie, dalla Lombardia, dalla Romagna. E squilla continuamente. Squilla continuamente. Perché poi c'è quello che racconta pure la sua vita. Comunque un termometro che ci fa capire quale sia il disagio che sta vivendo la gente in questo momento. Non è una favola. È stato solo intravisata la questione, che io non do né 2.000 né 500 euro, un contributo. Se la regione riterrà opportuno darlo, perché se io fossi in grado di dare 2.000 euro a tutti quelli che ne hanno bisogno, non farei sindaco, ma farei miracoli e sarei in posti ben più alti che il nostro comune. Qua in Liguria. Ecco.